corteo per le vie del paese con musica, canti e danze. E il ringraziamento della famiglia Arcobaleno alla comunità locale che vediamo nelle immagini girate da uno dei partecipanti. La serata è poi proseguita con una festa vera e propria. La Proloco, nella sala polifunzionale messa a disposizione dal comune, ha offerto 650 pastasciutte. Presenti circa 150 membri della famiglia Arcobaleno, abitanti del posto che hanno portato bibite e dolciumi, rappresentanti del soccorso alpino. Per la Proloco il raduno rimarrà nella storia del paese. Qualcuno di loro sta anche cercando una casa in affitto per fermarsi qui. Domani la chiusura ufficiale con lo spegnimento del grande fuoco che saluterà gli ultimi hippie rimasti in valle. Una cinquantina di loro si fermerà altre 2 settimane per le pulizie. Ci mancheranno, le polemiche sono un lontano ricordo, ci dicono alcuni abitanti presenti alla festa. Dal 23 luglio si sono infatti contati attorno a Malga Chiampis, che ha toccato le oltre 2000 persone nei giorni a cavallo della luna piena, 2 decessi, malori, infezioni, dispersi, ma anche 2 nascite. In tutto una 15 di interventi del soccorso alpino, tra cui 10 di uscite con l'elicottero sanitario e della protezione civile. Interventi che hanno causato allarme sulle condizioni igienico-sanitarie. Venerdì il sopralluogo del direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria del Pordenonese ha escluso emergenze sanitarie. Nel bene e nel male, ha concluso il sindaco Giacomo Urban, io lo rifarei.